tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Mats e sono tornato finalmente per portarvi il secondo episodio del Winter Upgrade. Raga, prima di iniziare vi ricordo di lasciare un like e vi ringrazio per tutto il supporto che mi state dando. Raga, oggi andremo a analizzare la situazione per quanto riguarda il campionato appunto tedesco, raga, la Bundesliga. Ho deciso di portare 5 giocatori proprio perché, non seguendo questo giocatore, questo campionato, ho deciso di puntare su quelli che secondo me quasi certamente verranno upgradati. I giocatori in questione sono Aubameyang, Douglas Costa, Coman e Rafael. Quindi regà, partiamo subito col primo giocatore. Il primo giocatore di oggi è sicuramente Pierre-Emerick Aubameyang. Regà, sta facendo una carriera straordinaria, un campionato assurdo, infatti 23 partite, 25 reti e 5 assist, quindi regà, più di un gol a partita. È il capocannoniere della Bundesliga, sta veramente devastando i culi. A mio parere avrà un upgrade di più 2, regà, quindi passando da 82 di overall a 84, con ben 95 di velocità, 81 di dribbling, 83 di tiro e 73 di fisico. Quindi regà, un giocatore velocissimo, uno dei giocatori più veloci del gioco, e con un ottimo tiro e dribbling. Quindi regà, un giocatore eccezionale. Passando al secondo giocatore di oggi, troviamo un argentone, regà, ma che argentone. Si tratta di Coman, uno dei giocatori più talentuosi, regà, perché ha solo 19 anni. Sta veramente giocando veramente bene all'interno del Bayern. Gioca poco, ma quando entra veramente decisivo, regà. A mio parere avrà un upgrade da 69, che appunto è la versione ATT, a un 72 versione AD, perché regà, quasi sempre quando entra appunto viene schierato sull'ala. Quindi regà, questo giocatore a mio parere avrà 92 di velocità, 82 di dribbling e 72 di tiro. Quindi regà, tre caratteristiche mostruose che renderanno appunto questo giocatore uno dei più forti giocatori argento all'interno di FIFA 16. Passando al prossimo giocatore troviamo, regà, Douglas Costa. È uno dei giocatori più forti a mio parere della Bundesliga in questo momento. È uno dei giocatori, regà, che è proprio bello da vedere, regà, perché quando gioca fa divertire con le sue skill. Comunque in un certo senso prende per culo gli avversari. Giocatore fenomenale, infatti la sua carta avrà un upgrade di 2 da 81-83 e soprattutto la sua posizione molto probabilmente verrà spostata da la fascia destra alla fascia sinistra. 91 di velocità, 87 di dribbling e 77 di tiro per lui, con ben 5 mosse abilità. Quindi regà, una delle ali sinistre più forti del gioco. Passando invece all'ultimo giocatore di oggi, troviamo Rafael, non meno importante, regà. Questo sarà appunto un AT fondamentale per la Barclays, un giocatore completissimo in ogni caratteristica. Non ha delle caratteristiche proprio assurde, ma comunque riceverà un upgrade di più 1 passando da 81-82 e avrà comunque quasi tutti i dati sopra il 70. Quindi regà, 75 di velocità, 86 di dribbling e 79 di tiro, con ben 79 di passaggio e un quasi 70 di fisico. Quindi regà, anche se un giocatore devastante, in 21 partite nel campionato ha fatto 11 assist e 7 gol. Regà, l'episodio di oggi finisce qua, io spero che comunque vi sia piaciuto, vi possa in un certo senso aiutare a fare i crediti, perché regà, vi ricordo che appunto se andrete a acquistare ora le versioni in forma di questi giocatori, vi verranno automaticamente upgradate non appena appunto ci saranno gli aggiornamenti. Quindi regà, il prezzo di questi giocatori salirà alle stelle e voi magari potrete guadagnare un botto di crediti in modo facile e veloce. Regà, ultima cosa di oggi, vi invito a passare nel canale di Siber, di cui ovviamente troverete in descrizione. Regà, iscrivetevi, appunto lui mi ha fatto la intro, regà, intro spettacolare. Quindi ricapitolando, like, commento, iscrizione e passate al canale di Siber. Noi ci becchiamo ad un prossimo video, bella ragazzi. Yeah.